Le scuole hanno bisogno oggi più che mai, ripeto, della formazione scolastica, quindi culturale. Un bambino ha bisogno di vedere cosa, insomma, hanno fatto o non hanno fatto i nostri antenati, cosa si deve o non si deve fare. E quindi lo studio, il sacrificio, sì, è giusto. A volte, tante volte, ho detto, vabbè, lascio perdere perché. Però poi c'è come una spinta interiore inspiegabile che porta me, come tanti altri colleghi, a fare questo lavoro. Perché si deve fare, perché lo fai anche quando non hai voglia di farlo sostanzialmente. Non è che fai l'attore perché sei sempre felice, lo fai perché sai che devi fare questo a servizio di coloro che in quel momento ti stanno amando, che noi facciamo questo lavoro perché abbiamo bisogno di amore, quindi chi ci guarda in qualche modo dobbiamo, cioè chi ci guarda non dobbiamo fare altro che ringraziare. Quindi riguardo a prima la domanda che mi hai fatto, il teatro, spero, il teatro come il cinema, come tutte le forme d'arte, devono assolutamente continuare, cioè in questo momento più che mai, però è chiaro che ci vuole uno sforzo anche da parte delle istituzioni per poter riconoscere e far riconoscere la figura dell'artista, dell'attore, del musicista, del ballerino, della ballerina, di tutti coloro che concorrono a questa missione che è la vita, cioè noi non facciamo altro che essere promulgatori di vita, di processi vitali che ci fanno sognare, perché vedere anche un bacio in un film è il sogno che noi abbiamo nel cuore, sogniamo attraverso quel bacio, attraverso quella lacrima, quindi è così.